Ciao ragazzi, ed eccoci tornati con la dodicesima parte, se mi ricordo bene. Ah, perché le sto registrando tutte attaccate e non so se mi ricordo bene il numero delle parti. Comunque, eravamo arrivati sull'Endurance, Alex purtroppo ci ha lasciati, anche lui. E adesso niente, torniamo indietro dai ragazzi e vediamo se riusciamo a far partire quella benedetta barca. Eravamo scesi da qua. Quindi ah, ok. Ci avrà un caldo in mezzo alle cosce, povera Lara. Ah, adesso possiamo spostare quell'affare là che prima non riuscivamo. Non so se vi ricordate nella parte scorsa. Ok. Esattamente questo. Tu sei rumorosa, Lara. Il mattino. Vecchi diari di bordo. Dopo mesi di scavi, finalmente abbiamo nuove informazioni sugli insoliti fenomeni atmosferici che flagellano l'isola. Presso il nostro sito costiero è stata scoperta la tomba di un importante generale di epoca Kamakura. Questo ritrovamento è il tassello mancante. Finalmente potremo controllare le tempeste. Gli scavi hanno destato gli ioni tra le rovine. Sono furibondi. Dobbiamo raggiungere la sala sacra nel monastero. Laggiù si deciderà il successo o il fallimento della missione. Ok, quindi sono stati loro a svegliare gli ioni. Antiche rovine nella base. Controllare le tempeste. Mi servono risposte. Ancora in questo luogo maledetto. Ah, devo... Come faccio a entrare qua? Che ho visto della roba da prendere? Forse ci posso arrivare da fuori dove non potevo entrare prima. Ecco, infatti di qua. Ah, ok. Esatto, proprio qua. Anno 6 dell'era Meiji, ovvero il 1873. Un lato è usurato, come per eccessivo sfregamento. La moneta porta fortuna di un soldato. Che sono un casino queste reliquie. Ok, la mappa con tutti gli oggetti. Queste mappe qua, ragazzi, se volete trovare tutti i collezionabili, sono essenziali. Ok, campo base. Utilizziamo il punto d'abilità, usiamolo in combattimento. Anche se comunque non mi sta sbloccando niente. Direi che faccio questo, è l'unica cosa che mi è rimasta. Tra l'altro non ho visto che abilità mi ha sbloccato. Ma devo proprio tornare indietro?
Ma sì, perché ormai ho preso gli attrezzi, devo tornare da Jonah e i ragazzi. Ah, ormai siamo rimasti solo noi, ma cazzo, al posto di Alex non poteva morire con la merda di Whitman, che sicuramente starà facendo il doppio gioco. Noi siamo tutti sporchi, contusi, siamo tutti disintegrati, con la merda è ancora sano come un pesce. Dove mi giro, dove mi getto. Quel posto è una trappola mortale. Ma sono un coglione. Volevo beccarlo alle spalle. Dai Lara, dai Lara. Un'azione del cavolo. Come al solito, ragazzi, tanto per sbloccare il campo base. Stanno cominciando a diventare corazzati. È comodo spostarsi così. Mega cinghiale. Ce lo pappiamo. No, mi stavo per mangiare il cinghiale. Lara. Appena abbiamo sentito l'esplosione. Alex era ancora sulla nave. Devo dire che è sempre un effetto micidiale sulla gente. Allora cerca di starmi alla larga. Mangiamo, ok? Quei bastardi si sono tranquillizzati, ma è meglio non abbassare la guardia. Se devo morire in questo posto, morirò a pancia piena. Un uomo ha pur bisogno di mangiare. Finalmente un po' di ottimismo. Appena Reyes finirà con la barca, torneremo alla civiltà. Con una grande storia da raccontare. Parla per te. Io spero solo di dimenticare tutto. Salperemo con l'alta marea. No, non possiamo. Per favore, non ricominciare, Lara. Lara non è la sola a dire che siamo in trappola, Reyes. Mattias forse è impazzito, ma ne era davvero convinto. Io gliel'ho letto negli occhi. Crede che la resurrezione di Imiko sia la chiave per fuggire dall'isola. Sembra assurdo, lo so. L'intera isola lo è. Le tempeste non sono naturali. Bisogna cominciare ad ammetterlo. È vero. Durante il naufragio dell'Endurance ho sentito una presenza maligna, tangibile. Quest'isola è maledetta. Dove vai? Sotto quella base sulla scogliera ci sono delle rovine. Là dentro c'è qualcosa con cui pensavano di controllare le tempeste. Devo indagare più a fondo. Appena pronti partiremo. Con o senza di te? Io non partirò senza di te. Reyes, anch'io ti voglio bene. Ok, vediamo se ci parlano o dicono qualcosa. Allora, hai tutto il necessario? Sì, sistemata questa roba, ci basterà pulire un po' le valvole. E poi... mi aiuti? No, devo raggiungere quella base sulla scogliera. Beh, che aspetti? Abbiamo una certa fretta, Lara. Speriamo con l'imbecille. Sam è molto provata. La terrò d'occhio io. Guarda. Ha bisogno di dormire un po'. Adesso che me l'hai detto, sono proprio tranquillo. Faccio io la guardia. Reyes lavora al motore e gli altri cercano di riposare.
Sì, guarda, Giona, fai te perché almeno c'è qualcuno di cui ci si può fidare. Diamo tutto. Ah, devo attivare questo mega affare. Perfetto. Lara, guarda, quando tornerai a casa avrai dei muscoli delle braccia e delle gambe pari quelli a quelli della vecchia Lara. C'è niente da prendere qua. Niente? Ah, c'è un'altra. C'è una cassa. Dovremmo andare laggiù, suppongo. Ok. Direi là per forza. Devo andare qua a destra. Ah, c'è un bel diario da leggere. Quest'isola va ben oltre le mie aspettative. Certo, gli isolani sono fuori di testa. E quella povera gente dell'Endurance. Ah, che brutta fine. Però rende tutto più eccitante. Ho messo i piedi sulla leggendaria Yamatai e tutti quei relitti. Per non parlare di un moderno culto del sole, ci ricaverò almeno due documentari, forse addirittura una serie. Il mondo avrà occhi soltanto per questo posto. E sotto i riflettori ci sarò io, ovviamente. Che sollievo. Certo. Avevo scommesso tutto su questa spedizione. Ora devo solo agire con prudenza. Basta poco perché la situazione mi sfugga di mano. Appena avrò la fiducia di Mattias, lo convincerò che collaborando faremo molta più strada. Dubito sia davvero convinto di ciò che predica ai suoi seguaci. Sono solo smarriti e confusi. Io li aiuterò a tornare alla civiltà. Fioccheranno proposte milionarie per assicurarsi la mia esclusiva. È la scoperta del millennio. Mamma mia, se ti odio, ragazzone. Sei proprio la classica persona che merita di morire. Intanto noi ci arrampichiamo come se non ci fosse un domani. Sapevo che mi dovevo sbrigare.
No, posso andare giù. No, Lara, non far come prima, eh. Lara, che cavolo fai? Si era bloccata. Gli erano venute le convulsioni. Certo che comunque Miko è tanto ricca, ma non potrebbe usare i suoi soldi per ristrutturare questa cavolo di isola. Cazzo ci facciamo qui? Quella tomba è infestata dagli ioni. Calma, abbiamo degli ordini. Nessuno entra o esce. Uccideranno chiunque ci metta piede. Credi alle chiacchiere del gruppo OMS? Sì, quelli che sono entrati per... Ok. No, perché c'era quello lì corazzato, perdevo troppo tempo. Guarda che giro incredibile che sto facendo, mamma mia. Tra l'altro mi sono accorto adesso alla buon'ora che si attacca da solo quando si lancia verso le rocce. Io spingevo la X tutte le volte. Ok. Mi stavo per buttare giù e ritornare indietro. Piano Lara, furtiva. Porca vacca. Qua un altro cannone che è saltato per aria. Vedo della luce. Devo cadere in acqua? So che devo cadere per forza. Tanto un tesoro GPS. Ragazzi, mi dispiace nella parte scorsa che l'ho fatta troppo lunga, ma non trovavo il momento giusto per spezzare e quindi mi è venuta lunghina. Dopotutto non posso fare tutte le parti da 15 minuti, 20 minuti, non finisce più il gameplay. Inoltre non ho neanche un cronometro, anche se dovrei averlo. Tanto ragazzi, siamo alla fine. Guarda quanti cadaveri. Sta zitto. Ci sono gli ioni. Sì, vuoi che ci trovino? Allora taci e cerchiamo quella straniera. Spero che non mi sentano, eh. Sentito. Meglio andare a vedere. Culo. No, cavolo, che la potevo uccidere anche furtivamente. Ok, deprediamolo e poi dopo sblocchiamo il campo. Sono arrivati appena dopo la scoperta della tomba. Gli ioni. Prima si sono spente le luci, poi... solo urla nel buio. Erano le nostre o le loro?
Quei suoni orribili mi rimbombano ancora nella testa. Indossavano le armature dei miei antenati e ci straziavano con spade antiche. Spari, grida, sangue. Noi non potevamo fermarli. È scoppiato il finimondo. E poi silenzio. Svaniti nel nulla. Perché? Perché se ne sono andati? Perché non ci hanno uccisi tutti? Ora c'è il capitano Osaka al comando. Noi lasceremo la base, ma non l'isola. Ci dirigeremo nell'entroterra, al monastero. Non c'è altro modo. Dobbiamo seguire gli Oni, tutti insieme. Se la stella non può essere controllata, deve essere distrutta. Però lo so che moriremo tutti. Guarda, vedila nel lato positivo, saresti morto comunque. Ok ragazzi, per raggiungere la sala sacra al monastero dovremo riparare quella barca. Non so come convincerò gli altri a puntare verso l'entroterra invece di salpare dall'isola, ma devo riuscirci. Reyes si opporrà con tutte le sue forze. Vuole tornare da sua figlia ed è sconvolta per la morte di Roth, come tutti noi. Non so spiegarmi perché Mattias sia tanto interessato a Sam, ma non ha importanza. Ora Sam è di nuovo tra noi, al sicuro. Beh. Ok ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto. Ho cercato di farla più corta questa volta. Io vi ringrazio come al solito per avermi seguito e ci vediamo con la 13ª parte di Tomb Raider. Ciao a tutti ragazzi.